Salve a tutti, oggi continuo con la YouTube Vegan Challenge. Siamo arrivati alla lettera O, che però ho scelto di unificare con la P perché so di essere in ritardo, non che abbia molta importanza, però quando inizio una cosa mi secca terribilmente non finirla, quindi ho deciso di barare alla grande e unificare queste due lettere, approfittando anche del fatto che l'argomento che ho scelto, ovvero gli omen, sono qualcosa che in italiano si traduce come presagio, quindi essendo la O e la P lettere consecutive, bam, le ho unificate. Giusto per fare così, due lettere in un video solo. E ho scelto di parlare degli omen, ovvero dei presagi, in rapporto sempre al tema della challenge, che è la terra, la natura, il mondo, diciamo, naturale che ci circonda. Anche se in futuro spero di fare un video molto più approfondito su questa cosa, perché l'argomento, per quanto sembri semplice, in realtà è potenzialmente vastissimo e ci sarebbero più discorsi, più punti da approfondire. Quello che vorrei fare adesso in questo video è solamente dare un piccolo cenno, su alcune cose che a volte si danno per scontate, ma in realtà possono essere più sfumate di quanto non immaginiamo. In particolare, per quanto riguarda i presagi, molto spesso la gente tende a confonderli con quelli che andrebbero definiti segni, ovvero, quando ci capita di trovare un oggetto, per esempio, oppure di vedere qualcosa di particolare e di captare e di carpirne un messaggio per noi stessi, in quel caso potremmo parlare di segni, perché il segno è qualcosa che è come se l'universo lo mandasse a noi in prima persona. Gli omen e i presagi invece sono un tantino più generici, perché potrebbero riguardare potenzialmente non soltanto noi, ma noi e gli altri, un gruppo di persone, una categoria di persone, o una zona, oppure un periodo, un'epoca. Questo perché, essendo segni naturali, che si possono manifestare tramite fenomeni naturali, atmosferici oppure tramite la presenza di animali, sono cose che possono anche perdurare nel tempo, quindi possono manifestarsi a più di una persona e quindi non è detto che quelle persone poi andranno incontro alla stessa sorte nello stesso periodo, quindi è qualcosa di più, diciamo, alla larga. Il presagio tende ad avere uno spettro più ampio rispetto al segno, che invece è qualcosa di indirizzato specificamente a noi o a una persona in particolare. Quindi questa distinzione mi interessava farla adesso, anche se, appunto, come ho detto, spero di poter approfondire sia questo punto che altri in un video da fare molto più in là, specifico sul mondo dei presagi e anche dei segni. In questo video, invece, adesso, fatta questa piccola premessa, volevo condividere con voi alcuni esempi di presagi, omen, appunto, che possiamo ricevere dal mondo naturale, animale, atmosferico, e ce ne sono tantissimi, centinaia, forse anche migliaia. Differiscono in base all'epoca, in base al contesto culturale, al contesto geografico, e anche nello stesso contesto ci sono tradizioni diverse, interpretazioni diverse, quindi è un discorso che non si può fare in maniera assoluta, ma soltanto sezionare quella, e prendere quello che ci piace, quello che ci interessa. Adesso volevo appunto condividere con voi alcuni dei miei preferiti, alcuni sono famosi, altri un po' meno, e ho scelto di dividerli così grossolanamente in una categoria, diciamo, duplice, ovvero da una parte i presagi di buona sorte, o comunque quelli positivi, e dall'altra quelli di cattiva sorte, o comunque più o meno negativi in generale. Come ho detto, alcuni di questi potrebbero in realtà essere considerati all'opposto a seconda del contesto storico, culturale, geografico, quindi niente di assoluto in questo video, è soltanto per fare due chiacchiere e addentrarci un pochino in quel mondo superstizioso, perché alla fine si tratta di superstizioni. Però è importante parlarne, secondo me, perché il paganesimo e il neopaganesimo soprattutto anche, oggi da molti vengono ancora visti come superstizioni. Vengono ancora visti come qualcosa da prendere meno sul serio rispetto ad altre religioni, quando in realtà, se andiamo a guardare tutte le religioni, incluse la nostra, con un occhio critico, in realtà tutto è superstizione, perché tutto ha una base di verità e una base costruita di immaginazione anche da un certo punto di vista. Quindi l'importante non è dire se una cosa è superstizione o è reale, l'importante è guardare tutto con lo stesso occhio critico. Quindi non, diciamo, fare certe distinzioni solamente per un fatto di comodo. Almeno il mio atteggiamento in questo, è di questo genere, insomma. Non tenderò mai a dire io che una cosa soltanto perché, non mi piace, allora è falsa. Piuttosto
più che altro ammetterò che non mi piace oppure che non mi comunica niente, però non vuol dire che per qualcun altro sia meno vera. Io sono dell'idea che ognuno di noi crea la sua realtà, quindi esistono infinite realtà e ognuno vive la propria e percepisce in coscienza e onestà cosa è vero e cosa non è vero per lui o lei. Quindi in questo spirito voglio condividere con voi adesso questi presagi che ci sono arrivati, insomma, attraverso la cultura popolare, i racconti delle nonne, dei nonni, attraverso le storie, i miti, le leggende, perché alla fine il substrato da cui ci arrivano queste cose è sempre lo stesso, è il racconto, è la narrazione, il mito. Quindi adesso, senza ulteriori indugi, ho scelto di farne, diciamo, una decina e una decina. Li ho qui davanti a me, quindi se distolgo lo sguardo è giusto perché non posso ricordarmeli tutti. E vorrei cominciare da quello forse più famoso dei presagi positivi che conosciamo, ovvero il quadrifoglio. Io personalmente i quadrifogli non ne ho mai trovati in vita mia, non ne ho mai incontrati. Forse sarà successo una o due volte, ma non ne ho memoria, quindi faccio un discorso così di probabilità. Però ho visto in vita mia tanti trifogli, che ovviamente sono estremamente comuni, e in se stessi non hanno niente di fortunato o sfortunato. Il quadrifoglio invece, probabilmente per il fatto di essere così raro, è considerato un presagio fortunato per chi lo trova, per chi lo vede, per chi lo raccoglie, insomma, o per chi lo riceve, perché magari si potrebbe anche scegliere di regalarlo a qualcuno per portargli fortuna. In realtà io credo che anche il trifoglio dovrebbe essere considerato un simbolo fortunato, perché è il simbolo dell'Irlanda e si parla sempre della cosiddetta luck of the Irish, la fortuna degli irlandesi. Quindi in realtà tanto il trifoglio quanto il quadrifoglio credo che dovrebbero essere considerati entrambi un simbolo fortunato. Di contro, a quanto pare, si dice che il trifoglio ha 5 foglie, che io non ho mai visto, ma a quanto pare esiste. Probabilmente per il fatto di essere ancora più raro del quadrifoglio sembra essere un presagio estremamente negativo, quindi spero di non trovarne mai, vi auguro di non trovarne mai perché è superstizione, però come diciamo a Napoli non è vero ma ci credo, quindi nel dubbio sempre meglio evitarlo. Poi però ho intenzione di spendere due parole anche su questo aspetto. Un altro presagio positivo invece potrebbe essere quello di vedere al tramonto o al crepuscolo dei pipistrelli in volo. Questo io l'ho visto molto spesso, nella mia zona praticamente, specialmente in autunno o comunque dall'estate fino all'inverno, ogni volta che il sole inizia a calare, qui dove abito io si vedono un sacco di pipistrelli. E a me piacciono tanto, onestamente. Sono fra i miei animali preferiti, finché stanno a distanza però. Da vicino non ho intenzione di averci a che fare. Una volta da ragazzino mi si è impigliato un pipistrello nei capelli, quando ancora potevo, diciamo, vantare dei capelli abbastanza lunghi, e fu un'esperienza che non auguro a nessuno, perché il pipistrello nei capelli non è esattamente una cosa piacevole. Per quanto come animali non è che siano cattivi, perché a loro non interessa niente di noi. A loro capita di impigliarsi nei capelli della gente forse quando sono disorientati, perché in genere hanno un ottimo orientamento, quindi per arrivare ad avere a che fare con noi, che non abbiamo nessuna attrattiva per loro, insomma, deve essere proprio un caso particolare. Però invece vederli in volo pare che sia un buon segno se li osserviamo al crepuscolo, e trovo che sia anche un bello spettacolo, un po' interessante rispetto ai soliti uccelli. Invece i pipistrelli è male, diciamo, è sfortuna averli in casa, può succedere, e a me è successo. Una volta ho beccato un pipistrello moribondo, credo, o comunque molto debole, nel mio balcone al ritorno da una vacanza, vacanza mia, non del pipistrello, e fu un piccolo shock perché tutto mi sarei aspettato a trovare un animale così mezzo morto in casa senza un apparente motivo, e non ricordo nemmeno come ho fatto a liberarmene, perché è stato veramente non disgustoso, però insomma non è piacevole. E il pipistrello in casa, fra l'altro, è un presagio negativo ripreso in molti film, per esempio in Suspiria c'è una scena del genere, credo anche nella serie Le terrificanti avventure di Sabrina, mi pare che a inizio stagione proprio c'è un episodio del genere. Quindi penso che in più di una cultura ci sia questa idea che il pipistrello in casa non è proprio una cosa bellissima. Ah, fra l'altro nel film Nosferatu del 78, c'è una scena in cui Isabella Gianni si ritrova in casa con questo pipistrello che si arrampica sulle tende
è molto inquietante. Però, povere bestiole, in realtà loro hanno una nomea che forse non meritano, però il loro legame con la leggenda del vampiro li farà essere in eterno animali indesiderati forse dagli uomini, quindi peccato per loro. Un altro animale invece, che è legato al mondo dei presagi e dei segni, insomma, può essere la coccinella. La coccinella, tutti quanti sappiamo che è un animale che ci comunica l'idea di fortuna. Molto spesso si dice di non uccidere le coccinelle, ma piuttosto di soffiare e lasciarle andare via. Quindi è sicuramente un presagio carino, che a me piace molto. Mi è successo un paio di volte di beccare una coccinella, ho sempre cercato di lasciarla andare in pace, perché poi sono animali così piccoli e indifesi che veramente non c'è bisogno di fare loro nulla. Invece un animale che forse è meglio non incontrare, per quanto innocuo secondo me, a quanto pare è la lepre. Si dice che incontrare una lepre sul proprio sentiero non è proprio un presagio estremamente fortunato. Non so quale sia l'origine di questa credenza, però a me non è successo, quindi non so dirvi per esperienza se porti effettivamente fortuna o sfortuna. Poi, sempre parlando di animali, chiaramente gli animali la faranno da padrone perché essendo capaci di muoversi rispetto agli oggetti inanimati è più facile poterli incontrare sulla propria strada. E se doveste incontrare sulla vostra strada un gregge di pecore, sia fuori città ma a volte anche in città può capitare, a quanto pare quello è un segno positivo. Non so quanto positivo perché potenzialmente possono bloccare il traffico nelle zone abitate. Però sono animali carini, insomma, è difficile che una pecora comunichi qualcosa di negativo, forse a parte l'odore in certi casi, però io penso che lo considererei un buon segno, insomma, un buon presagio, perché così sono animali simpatici. E restando in tema di animali da fattoria, invece, un presagio così un po' meno positivo è quello di sentire il canto del gallo di notte. Quindi sappiamo che in genere il gallo si dice che canti al mattino, all'alba, in genere così. Non sempre, perché io veramente a volte ho sentito galli cantare a qualsiasi ora in realtà, però presumo che sentirlo la notte quantomeno sia seccante, perché può effettivamente svegliare le persone, quindi può rovinare una nottata, e in questo senso forse può essere segno che non dormiremo bene, quindi affronteremo male la giornata seguente. O comunque il fatto che in genere cantino di giorno e lo facciano a volte di notte può essere il segno che qualcosa non va, quindi penso che la ragione sia questa semplicemente. Io abito in una zona non di campagna, sicuramente una zona urbana, però dista non tantissimo dalla campagna, quindi a volte può capitare di sentire un gallo ogni tanto, e in genere è più facile sentirlo di notte, paradossalmente qui, perché di giorno c'è tanto rumore, la notte invece se capita che il gallo canti, insomma, può arrivare fin qui il suo canto. Poi, sempre restando in tema di canto, un presagio positivo è sentire il canto dei grilli, che a me piace molto. Il grillo mi fa pensare al grillo parlante di Pinocchio, che è un animale ultra positivo, che rappresenta la coscienza, il buon senso, queste cose. Per quanto i grilli in realtà, non so, passano tutto il tempo a cantare, un po' come la cicala, della filastrocca, quindi non so se siano effettivamente animali dotati di buon senso, però il loro canto è gradevole, almeno, a meno che non duri proprio tutta la notte, perché altrimenti è capace di tenerti sveglio, però pare che rientri fra i presagi positivi, quindi se durante le nostre passeggiate oppure quando siamo fermi da qualche parte sentiamo i grilli che cantano, può darsi che qualcosa di bello stia per succedere, insomma. Meno gradevole deve essere avere un grillo addosso, però vabbè, lasciamo stare perché non è proprio piacevole anche quello. Invece un animale che non vogliamo sentir cantare o gridare, insomma, è la civetta. Si dice che udire 3 volte il grido della civetta sia un presagio foriero di sventure, quindi spero di non udirlo, spero che non vi capiti. Nulla contro la civetta, che è un altro animale che a me piace molto, però anche esso soffre di una fama, diciamo, non lusinghiera, essendo un animale notturno, insomma. Purtroppo soffre di questa nomea. Ricordiamoci che il termine strega, fra l'altro, in senso dispregiativo, deriva da Strix, che è proprio il nome degli uccelli rapaci notturni, gli strigiformi, no? E la civetta in particolare è proprio uno degli animali che ha ispirato questa fama negativa che l'ha portato poi ad essere associato letteralmente alla figura della strega. Poi,
Lasciando un attimo da parte il mondo animale, un altro presagio veramente positivo che da secoli tutti quanti cerchiamo di beccare ogni tanto è quello della stella cadente. Chiaramente stelle cadenti è il nome che noi diamo a questo fenomeno, ma sappiamo che almeno dovremmo sapere che le stelle sono corpi celesti fissi, non possono cadere o viaggiare nello spazio. Quelle che noi vediamo come stelle cadenti in realtà sono comete oppure meteoriti a volte. In genere pezzi di pietra vagante nello spazio oppure ammassi di ghiaccio sporco che risultano luminosi semplicemente perché riflettono la luce del sole, quindi non sono stelle veramente. Se le stelle cadessero e si avvicinassero alla Terra saremmo diventati cenere da un bel pezzo. Però a parte questo, pare che siano insomma un buon presagio. Tutti quanti esprimiamo i desideri quando le vediamo. A me è successo una sola volta di beccarne una, espressi un desiderio, si dice così, espressi, non lo so, formulai un desiderio all'epoca e non si è mai avverato. Oggi posso dire per fortuna non si è avverato perché non sempre quello che vogliamo è quello che va bene per noi. Infatti dice il proverbio, attento a quello che desideri perché potresti ottenerlo. Fortunatamente quella volta non l'ho ottenuto, quindi magari a volte anche quando le stelle cadenti non esauriscono il desiderio, va bene lo stesso. Quello che fanno però è darci speranza, quindi in questo senso sono positive sempre. Ma a me anche le stelle normali piacciono. A volte basta esprimere un desiderio alle stelle così, quelle vere oppure alla luna, e può assumere la stessa forza. La stella cadente è bella perché è rara semplicemente, però nulla togliere, nulla bisogna togliere agli altri corpi celesti. E restando in ambito di corpi celesti, un presagio negativo è quando vediamo un alone rosso intorno alla Luna. A me personalmente fa molta impressione come segno, o come presagio, insomma, anche io li confondo, vedete? Come presagio mi fa molta impressione perché il rosso comunque è un colore che non siamo abituati a vedere in cielo, salvo quando la Luna ha questo alone oppure diventa completamente rosso. Rossa, scusate. A volte capita che il cielo sia rosso, però in quel caso rosso di sera, bel tempo si spera, è un'altra cosa. La luna rossa o comunque ammantata di rosso, come presagio non mi piace e infatti ogni volta che l'ho vista, le cose dopo non sono andate mai per il verso giusto, non solo per me ma proprio come periodo generale. Quindi è uno di quelli che secondo me come presagio tende a prenderci, a azzeccarci. Poi tornando un attimo agli animali, ce n'è uno che può essere sia positivo che negativo, ovvero la farfalla. Si dice che incontrare oppure essere avvicinati da una farfalla bianca sia un ottimo presagio, invece se si vedono tre farfalle insieme, in particolare nere, potrebbe essere un presagio meno bello, diciamo, quindi non so quanto sia vero. Farfalle nel becco ogni tanto. So che suona un po' ambigua come frase, però avete capito, mi riferisco all'animale vero e proprio. Però non ho mai riscontrato nessuna conseguenza in questo, quindi non hanno presagito nessuna sorte particolare, ecco. Però non le vedo molto spesso queste piccole cosine che sembrano delle fate, quindi non so dirvi se poi basta come esperienza per farmi questa idea. Poi vediamo. Un altro presagio di cui ho sentito parlare, però non so dirvi neanche di questo se sia vero. A quanto pare, se andiamo per esempio fuori città, in campagna o in qualsiasi zona, insomma, se becchiamo un mucchio di fieno così sulla nostra strada, a quanto pare sembra che questo sia un presagio positivo. Non so quanto può essere positivo un presagio che riguarda qualcosa che sta lì fermo da chissà quanto tempo, però vi riporto quello che ho letto qua e là. E tornando sempre agli animali. Un presagio negativo invece può essere quello di uccidere un gabbiano. Ora, non so quanto abbia senso parlare di presagio in questo, perché uccidere un gabbiano non è una cosa che ci capita, è una cosa che noi facciamo, vuoi per cattiveria, vuoi per difesa se l'animale dovesse attaccarci, cosa che non so se faccia, però comunque pare che non ci porti buona sorte uccidere un gabbiano, forse perché i gabbiani sono considerati messaggeri come tutti gli uccelli, forse perché comunque rispetto a noi, per quanto possano essere feroci, sono sicuramente indifesi perché noi comunque possiamo utilizzare armi e altre cose per colpirli. E mi viene in mente, tra l'altro, la scena del film The Lighthouse che è uscito quest'anno, l'anno scorso, non mi ricordo, insomma, c'è la scena in cui il protagonista, preso dalla follia, a un certo punto comincia a uccidere questo gabbiano e poi il resto del film, insomma, non è che finisce tanto bene, quindi.
penso che forse nel film mi sono ispirati proprio a questo tipo di superstizione. Poi, tralasciando adesso gli animali definitivamente, un presagio che a me piace molto e che mi fa veramente felice quando lo vedo è quando piove, anche se il sole continua a splendere. In realtà il sole c'è sempre, quindi non è corretto dire che piove con o senza sole, però diciamo che piove col sole quando si vede il sole che splende anche con la pioggia. E si dice che possa essere appunto un presagio di buona fortuna. Si dice che quando piove con il sole c'è una strega che si sta sposando, e quindi probabilmente non ha il tempo di fare malefici e cose del genere. Penso che il senso sia un po' questo. E lo trovo molto rilassante come presagio, come fenomeno in generale, quindi mi comunica sempre belle sensazioni quando capita. In contrapposizione, un presagio meno gradevole sicuramente è quello dei fuochi fatui. Se lo sapete, oppure se non lo sapete ve lo spiego, insomma, i fuochi fatui sono queste luci o sfere di luce simili a dei fuochi, verdi oppure azzurrini, che si vedono a volte nelle paludi, nelle zone molto umide. Oppure secondo alcuni anche nei pressi dei cimiteri, insomma zone non proprio né urbanizzate né trafficate, in particolare molto umide appunto. A quanto pare questi fuochi fatui sono in realtà dei gas che si sprigionano, quindi essendo infiammabili possono creare queste scintille nell'aria, un po' come le fiammelle dei fornelli per intenderci. E sono considerate appunto un presagio negativo perché si dice che mostrano le vie dove camminano i morti, oppure possono indicare il fatto che ci sono fantasmi nella zona. Ovviamente il tutto è associato al fatto che, poiché si verificano in zone come paludi, e cimiteri, cose simili, chiaramente l'immaginazione della gente una volta, andava a mille, quindi subito associava queste cose a fenomeni come spiriti, fantasmi e mostri di vario tipo. Fortunatamente non li ho mai visti, anche se mi piacerebbe. E ho fatto i miei giretti sia in cimiteri sia in boschi, non tanto in paludi, però magari di notte li ho fatti, quindi fuochi fatui non li ho mai visti. E penso che se anche se li vedessi non farei in tempo a fotografarli, figuriamoci a filmarli. In quello non ho mai fortuna, quindi non posso né portare esperienze né per il momento dirvi com'è andata perché appunto non mi è capitato, però sono molto curioso, mi piacerebbe. Infine, un altro fenomeno atmosferico, potremmo dire, relativo all'aria, però più verso il cielo, è quello dell'arcobaleno. Arcobaleno è un fenomeno piuttosto comune, quindi forse non andrebbe messo fra i presagi, però quando capita è sempre bello, è considerato un simbolo comunque di felicità, di fortuna. Pensate al 10 di coppie nei tarocchi Rider-Waite, per esempio, è sicuramente qualcosa che comunica gioia, serenità, tranquillità, armonia, quindi lo annovero sicuramente fra i presagi positivi che la natura può inviare, come dicevo, non solo alle persone ma a una zona intera. Questo senza dimenticarci che comunque è un fenomeno puramente atmosferico, chimico, perché si tratta semplicemente di goccioline d'acqua che rimangono sospese nell'aria e quindi riflettono lo spettro dei colori della luce, quindi è tutto lì. Però in realtà ho letto che si può verificare anche in maniera diversa a volte. Può capitare che un arcobaleno tenda ad avere uno spettro un po' diverso. Può succedere, per esempio, che ci siano. Sapete che l'arcobaleno è fatto a strisce, ovviamente, ognuna di un colore. Però può capitare che a volte alcune strisce si ripetano sopra e sotto, in particolare quella rossa, e quello può risultare molto strano, anche un po' inquietante. Quindi, in questo senso, l'arcobaleno può essere anche un presagio negativo che comunica cose non proprio piacevoli, quindi a quanto pare può succedere. E infine, come ultimo presagio, il più lontano tra questi qua, in termini di spazio, però relativo alla Terra comunque, è quello della cometa di Halley. La cometa di Halley, a quanto pare, se non ricordo male, si avvicina alla Terra ogni 75 anni e sembra, a quanto ho letto, che sia foriera di sventure come terremoti, maree, inondazioni, sciagure di vario genere, insomma, incluso la mia nascita, perché a quanto pare è passata vicino alla Terra proprio nell'anno in cui sono nato io, e al prossimo giro dovrebbe essere il 2061, quando anch'io come la cometa avrò fatto 75 anni, quindi no, in realtà la cometa ogni giro dura 75 anni, però è molto più antica. Però a quanto pare ogni volta che passa ne capitano a tutti i colori su questo pianeta, quindi
Per quanto possa essere bello il passaggio di una cometa come spettacolo, sembra che non porti fortuna al nostro pianeta, quindi non so se augurarvi di vederla, però in realtà sì, perché vuol dire che camperemo fino al 2061 almeno, il che non è una cosa scontata visto come vanno le cose nel mondo attualmente, quindi sventure o no, io spero di arrivare a vederla e lo auguro anche a voi. Quindi adesso vorrei chiudere qua il video perché pur parlando di cose così, un po' di chiacchiere in realtà abbiamo fatto, siamo comunque arrivati quasi a mezz'ora. Non ricordo più qual era l'altro aspetto che volevo discutere, se me lo ricordate magari me lo chiedete nei commenti, comunque cercherò di fare mente locale quando poi un domani, come dicevo, cercherò di fare un video più approfondito su tutta la questione perché mi piace, vorrei parlare proprio di come sono visti i presagi in maniera diversa a seconda dei tempi, quindi cercare di fare un'indagine e un'analisi anche storica del fenomeno e poi di come possiamo, diciamo, servircene noi nella nostra pratica pagana. Anzi, no, mi è appena venuto in mente un punto che voglio affrontare molto rapidamente, giusto per non allungare troppo il video, è che i presagi sono una cosa simpatica, come abbiamo visto, perché se ne può parlare, si può parlare in modo leggero, e quant'altro, però essendo alla fine superstizioni, la cosa importante che dobbiamo tenere a mente, secondo me, è quella di non esserne schiavi, perché va benissimo crederci. Però, proprio come accade per l'oroscopo, proprio come accade per la magia, come accade per la religione, un conto è crederci, un conto è esserne schiavi. Quindi, per esempio, se mi capita di, appunto, che ne so, sentire il canto dei grilli così all'improvviso, va benissimo credere che sia un messaggio positivo, va benissimo credere che mi porterà fortuna, che c'è qualcosa di bello all'orizzonte. Però se sentire il canto dei grilli o vedere un arcobaleno o trovare un quadrifoglio mi fa convincere al 100% che quella cosa deve succedere, che le cose andranno per forza bene, allora mi starò creando sicuramente un'aspettativa che il più delle volte si rivela forse un'illusione, quindi non diventa più una cosa sana. Viceversa, se io prendo il presagio positivo e lo utilizzo come qualcosa che mi dà speranza, che mi dà un atteggiamento positivo, allora diventa una cosa grandiosa. Stessa cosa per quanto riguarda i presagi negativi. Se vedere un pipistrello in casa è un presagio negativo, io non devo lasciare che quella cosa mi inquieti e che mi faccia pensare che le cose andranno male. Questo andava bene una volta, andava bene in epoca medievale o ancora prima, quando diciamo tante cose non si sapevano, quando si era facilmente impressionabili. Però oggi le cose vanno prese per quello che sono, quindi un presagio negativo, che sia la luna intorno alla luna, che sia un fuoco fato, che sia la cometa di Halley o qualsiasi altra cosa, va bene prenderlo come un piccolo avvertimento, come qualcosa che ci mette in guardia, però non deve essere qualcosa che ci frena oppure che ci porta l'angoscia. In quel caso diventiamo schiavi di quello che abbiamo visto e diamo troppa importanza a un fenomeno prima ancora che altri fenomeni si siano verificati. Quindi ci lasciamo la testa prima di rompercela e non va bene. Quindi questa è la cosa più importante forse da tenere a mente. I presagi che la natura ci manda vanno benissimo se sono e se assumono un ruolo costruttivo nel nostro modo di vedere il mondo. Se riusciamo a prenderli come fonte di speranza o come avvertimenti, ma non come garanzie di qualcosa o come delle condanne, perché in quel caso stiamo consegnando il nostro potere nelle mani di fenomeni che potrebbero anche essere casuali in fondo, quindi è bene essere razionali anche nella superstizione, secondo me, e in questo modo la si riesce a vivere in modo sano, in modo divertente, in un modo costruttivo che non va a minare poi la nostra evoluzione spirituale. Quindi questa era una cosa importantissima che stavo per dimenticarmi, però poi me ne sono ricordato per fortuna. Però comunque un domani, quando farò il video più approfondito, se lo farò mai, sicuramente torneremo anche su questa cosa perché è un discorso affascinante secondo me e nemmeno troppo complicato, quindi è qualcosa di cui possiamo parlare veramente fra di noi, e quindi vi invito anche per questo a dirmi la vostra nei commenti. Fatemi sapere quali sono le vostre superstizioni, i vostri presagi preferiti, ce ne sono veramente un sacco, quindi sicuramente potete comunicarmene qualcuno che di certo io non conosco. Fatemi sapere come li prendete voi, come li vivete. Se c'è qualche cosa che posso chiarirvi io magari, insomma, parliamo nei commenti. E basta così, siamo a mezz'ora di video, quindi è ora di chiudere. Vi ringrazio di avermi fatto compagnia. Vi ricordo molto brevemente che nell'info box, come sempre, metto il link al mio PayPal se volete offrirmi un caffè, alla mia wishlist di Amazon se volete
regalare un mazzo al canale che poi sarà recensito. In ogni caso trovate anche i miei contatti se volete un consulto, una lettura, quel che sia, insomma. Quindi adesso basta, vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima.